Rocce, pietre, cactus, sole. 40 gradi e sono appena le 10 del mattino. Siamo a Coachella Valley, a sud del deserto del Mojave. Chi può vivere nel deserto? Tempo fa gli indiani. Ci troviamo nel territorio degli Apache, oggi per lo più ricchi proprietari terrieri o all'estremo opposto della scala sociale, gli esclusi dal sogno americano, ammassati nelle città in espansione sorte in pochi anni. Gli Stati Uniti vantano alcuni dei deserti più belli del mondo. Sonora, Chihuahua, Nevada, Colorado, Navajo, Mojave. Attraverserò questi deserti fino alla costa del Pacifico. La meta del mio viaggio? San Francisco. Ma prima farò un tour nei luoghi mitici della letteratura e della storia d'America. Il deserto, il Grand Canyon, la Valle della Morte, le città fantasma, il Parco di Yosemite. In questa parte degli Stati Uniti sembra concentrarsi l'intera cultura popolare dell'America. I beatnik di San Francisco, i cowboy e indiani di questo territorio inospitale, ma anche i vampiri. Da qualche anno nella cultura popolare americana sono comparsi i vampiri. Buffy, Twilight, True Blood. Film, serie televisive, fumetti. Tutto grazie a una scrittrice, Anne Rice, che negli anni 70 ha inventato la figura del vampiro glamour, oggi eroe degli adolescenti di tutto il mondo. Ora i vampiri non vivono più tra le montagne della Transilvania come Dracula, ma nei campus universitari della California o nelle grandi città. Anne Rice ha venduto 100 milioni di libri in tutto il mondo. Le sue cronache dei vampiri, ovviamente, ma anche una saga sulle streghe e un'altra sugli angeli. In effetti anche nel deserto mi aspettavo di trovare Anne Rice in un castello gotico completo di garguglie e segrete, ricostruito pietra per pietra, e invece la incontro in una casa che è un misto tra una villa da star e il tipico buon ritiro dei ricchi quartieri degli americani in pensione, dove passarono i loro ultimi giorni Frank Sinatra e Gerald Ford. Ho lasciato New Orleans dopo avervi trascorso molti anni felici. Mio marito era morto e il mio unico figlio si era trasferito in California. Il bello del deserto è che qui fa caldo come al sud, come a New Orleans, ma non è un caldo umido. Qui il cielo è limpido, ci sono alberi dappertutto. Viviamo in una vera e propria oasi. È tutto fiorito. Io amo molto il caldo. Sono una ragazza del sud e ho bisogno di calore. È un ambiente molto stabile, molto armonioso. Perfetto per raccogliere ricordi in tutta tranquillità, perfetto per sedersi e scrivere libri. Qui sono molto felice. Ha la fama di vivere come un eremita, di non frequentare molte persone e di essere interamente dedita alle sue creazioni letterarie. Ma è vero? Sì, è così. Non ho mai avuto un'intensa vita sociale. Non so neanche cosa significhi avere impegni sociali. Ho bisogno di avere ampi blocchi di tempo per lavorare, leggere una sceneggiatura o un romanzo, e senza interruzioni. Mi fermo soltanto per mangiare, e poi torno a lavorare nel mio studio. Anne Rice ha scritto libri barocchi, mistici, ma mai privi di umorismo, che esplorano i confini tra il bene e il male, ma senza mai stabilirne, e mostrando, piuttosto, come essi siano sfumati e mai netti. Il vampiro in realtà simboleggia lo straniero, quello che non è a casa sua in alcun luogo. I vampiri, per Anne Rice, rappresentano un pretesto per parlare di riscatto. Possiamo redimerci dalle nostre colpe più gravi? Questa è la domanda che attraversa le sue Cronache dei vampiri, una vera e propria storia di iniziazione. Credo che una delle ragioni per le quali il soprannaturale mi attrae tanto sia il mio modo di osservarlo. Spesso il pubblico trova un film sui vampiri privo di elementi di interessi e di grande contenuto. Io invece nei film sui vampiri ho sempre colto qualcosa di profondo. Per me avevano un significato che andava ben oltre ciò che era in apparenza. Sentivo che c'era un senso molto forte, qualcosa che raccontava delle verità sul bene e sul male, sull'essere mortali, sulla colpa, sulla vita e sulla morte. Mi comunicava qualcosa, più un vecchio film sui vampiri in bianco e nero, che tutti gli altri film che vedevo.
Crescendo, sono stata naturalmente portata a scrivere storie di personaggi soprannaturali, perché quando loro sono i miei protagonisti sono in grado di parlare di tutto ciò che vedo. Sono loro ad aprirmi l'uscio e a renderlo possibile. Scelti dalle tenebre, il secondo volume delle Cronache dei Vampiri, è di gran lunga il suo libro più sorprendente, perché è quello nel quale si spinge più in là, si chiede da dove vengono i vampiri, qual è la loro origine e cosa cercano. Ma è anche una descrizione dell'America contemporanea, l'America degli anni Ottanta, essendo stato pubblicato nel 1984. In che modo leggere del mondo soprannaturale dei vampiri ci permette di capire la situazione attuale del suo paese, gli Stati Uniti? È un'opportunità formidabile poter prendere un personaggio immortale, che si suppone abbia 200 anni, farlo entrare in un drugstore notturno in America o in un ipermercato e fargli commentare ciò che vede. È molto eccitante poter raccontare cose del genere. Se quel personaggio fosse una persona normale, saprebbe che si tratta di un ipermercato, conoscerebbe i prodotti. Ma ecco che arriva l'estate, dopo aver dormito per una cinquantina di anni. Si sveglia, entra in un piccolo drugstore sfavillante di colori e dice: «Niente di tutto ciò esisteva quando sono nato, ai tempi di Luigi XVI. Ogni cosa qui è assolutamente nuova». Qual è l'elemento autobiografico che possiamo individuare nei suoi romanzi e in particolare nelle Cronache dei Vampiri? Senza dubbio, l'elemento più autobiografico di questi libri è che mi sono sempre sentita un'estranea. E un vampiro è senza dubbio un emarginato, come lo è un lupo mannaro. Ho sempre avuto la vaga sensazione di essere un mostro. I miei personaggi soprannaturali riflettono questa impressione di non appartenere a nessun luogo e allo stesso tempo di avere bisogno di un gruppo di mostri come loro per essere amati, ma non sono a casa loro. Tra gli elementi autobiografici non c'è per caso anche Claudia, la vampira eternamente bambina di 6 anni? Non si tratta di un riferimento a sua figlia, scomparsa a 6 anni a causa della leucemia? Si dice spesso che il primo romanzo è sempre autobiografico, consapevolmente o meno. Intervista con il vampiro, questo è certo, parla di me e mio marito, di nostra figlia Michelle e della sua morte per una rara forma di leucemia, poco prima del suo 6° compleanno. Questo non lo sapevo quando ho scritto Intervista col vampiro, ma in effetti Louis, Lestat e Claudia sono lo specchio oscuro della nostra famiglia. Il personaggio di Claudia è un omaggio a mia figlia. Claudia diventa una vampira, ma non potrà mai crescere. Rimarrà per sempre una bella bambina di 6 anni. Mia figlia Michelle è questo, una bellissima bambina di 6 anni, e lo sarà per sempre nello spirito di tutti coloro che la conoscevano, perché lei non è mai cresciuta. Quindi c'è tutto, ma cielo, mentre scrivevo non ci pensavo, mi sarei bloccata. Che rapporto ha con la religione? Per tutta la vita sono stata in viaggio. Ho vissuto una conversione molto drammatica nel 1998. Ero stata atea per molti anni e poi mi sono rivolta alla fede. E per 12 anni sono stata cattolica. Oggi non voglio avere a che fare con alcuna chiesa. Sento che la mia esperienza, la mia fede, mi tengono lontana dalle organizzazioni religiose. Per ragioni teologiche molto serie, mi sono detta che dovevo allontanarmi. Alcune cose mi risultavano semplicemente impossibili da credere. Ci sono dettagli morali e politici in molte religioni che trovo assolutamente insopportabili. Nel mondo in cui vivo, tutte le persone sono state create uguali da Dio e Dio le ama tutte. Dio è il creatore dell'intero universo. Questo include il DNA, l'evoluzione, gli omosessuali, gli eterosessuali, le persone di ogni provenienza e religione. Non riuscivo più ad essere fedele a queste mie convinzioni restando all'interno della Chiesa Cattolica. Mi preoccupa molto il ritorno del fondamentalismo nella religione e nella politica in America oggi. È molto pericoloso, mi fa molta paura. Non siamo un paese religioso.
Anche se molte persone in questo paese sono cristiane, la nostra nazione è profondamente laica e tutti devono sentirsi a casa qui, qualunque sia la loro religione, indù, musulmani, cristiani, ebrei o non credenti. Oggi attraversiamo un periodo molto critico. Molti cristiani fondamentalisti vogliono imporre la loro concezione della Bibbia a tutta la nostra cultura. Attaccano i diritti delle donne americane nel campo della procreazione, dell'accesso all'informazione, dell'accesso agli interventi medici. Non sopporto di vedere ricominciare di nuovo questa lotta per l'uguaglianza delle donne. Pensavo che avessimo vinto. I cristiani fondamentalisti si battono per cambiare le cose a loro piacimento. Certo, hanno perso la loro lotta contro gli omosessuali. Oggi i gay stanno ottenendo uguali diritti in questo paese e non si può più fermare questo cambiamento. Questo rende furiosi alcuni religiosi. Per loro il fatto che due omosessuali possano sposarsi è la fine del mondo. È ridicolo. Hanno perso la battaglia e questo mi dà una grande soddisfazione. Ma non posso fare a meno di chiedermi come possano i vescovi cattolici spendere milioni di dollari per tentare di impedire agli omosessuali di sposarsi, invece di usare quel denaro per sfamare le persone, per prendersi cura dei bisognosi. Sono incredula. È una storia che l'America non cessa di vivere e rivivere. Siamo un popolo per il quale la religione ha un'enorme importanza e a intervalli regolari attraversiamo periodi di risveglio religioso, nei quali molti credenti, con lo zelo dei neoconvertiti, tentano di convertire l'intero paese al loro stile di vita. Io conto per questa nazione sui tribunali, sui giudici, sui legislatori, sul presidente. Spetta a loro ricordare a queste persone che l'America è un paese laico, che i diritti nei quali crediamo valgono per tutti. Lei ha scritto libri che parlano di angeli, di streghe, ha reso popolari i vampiri. Quindi lei crede nei demoni, negli angeli, nei mostri, nei vampiri? Io non credo affatto nei vampiri. Credo che siano semplicemente figure della finzione letteraria, invenzioni degli scrittori. Fino a un certo punto credo negli angeli. Di certo non metterei la mano sul fuoco riguardo alla loro esistenza, ma ci credo. Credo in Dio senza tentennamenti. Non credo nei lupi mannari. Penso che molte persone potrebbero essere definite streghe. Si tratta di quelle persone che hanno una percezione extrasensoriale e che magari possiedono anche straordinarie doti di persuasione. Si direbbe che abbiano delle antenne per captare il soprannaturale che le altre persone non percepiscono. Ecco dunque. Ma per me i lupi mannari o i vampiri non sono altro che figure letterarie, artifici letterari che usiamo nei film, nelle poesie, nelle canzoni o nei romanzi per raccontare la vita. Un romanziere non è forse un po' uno stregone? Io non mi sento una strega, né spero di esserlo. Non ho mai avuto l'impressione di essere una strega. Ma in fondo streghe, vampiri e licantropi sono una metafora del romanziere. Perché quando si inizia a scrivere, si subisce una sorta di trasformazione, come accade ai lupi mannari. Lo scrittore diventa una creatura molto potente davanti alla propria macchina da scrivere e usa tutte le sue intuizioni e l'istinto, le sensazioni provate, come uno stregone forse. E certamente succhiamo il sangue di tutto ciò che abbiamo vissuto, sicché potremmo essere definiti in un certo senso dei vampiri, quindi sì. A est della California, l'Arizona. Dallo spagnolo arida zona, e lo è. Mi lascio alle spalle Phoenix, la capitale, oggi uno dei più grandi centri di cultura indiana, e scendo verso la frontiera messicana, attraverso la Valle dei Cactus, una distesa ricoperta a perdita d'occhio di piante che qui si chiamano saguari. È estate, fa un caldo soffocante. Ho un appuntamento con Jim Fergus in pieno deserto. Non c'è una sola nuvola in cielo. Poi, improvvisamente...
Pronto, Jim? Non riesco a trovare la casa. Adesso sono vicino a due case di campagna. Ho superato uno stop. Sì, vedo la chiesa sulla mia destra. Va bene. Ok. Eccomi, Jim. Posso parcheggiare qui? È l'unico periodo dell'anno in cui piove in Arizona. Abbiamo avuto 7 anni di siccità. Una siccità catastrofica, veramente terribile. L'unica stagione sulla quale possiamo contare per la pioggia è quella del monsone. È per questo che l'amiamo. È rarissimo che piova così. Normalmente in questo periodo dell'anno, tra luglio e agosto, piove abbastanza. E questa casa, Jim, è una casa tipica dell'Arizona? Sì, si può dire di sì. Sono stato io a costruire questa parte della casa. Ma la villa originale lassù è una delle case più antiche di Tubac. È stata costruita nel 1857. Ovviamente per voi francesi questo non è niente, ma per noi americani è un edificio antico. Fu costruita dal primo direttore delle poste di Tubac, Pedro Herrera. Visse qui tra il 1857 e il 1861. Gli Apaci vivevano in cima alle Santa Rita Mountains, quelle montagne lì. Attaccavano sempre Tubac, compivano regolarmente dei raid contro gli abitanti e finirono per svuotare la città. Tutti i suoi abitanti si trasferirono a Tucson, compreso Pedro Herrera nel 1861. Mi è sempre piaciuto pensare di vivere in una casa che in passato fu attaccata dagli Apaci. Agli Apaci, Jim Fergus ha dedicato il suo secondo libro, The Wild Girl. Ma è stato il suo primo romanzo, lo straordinario La Cheyenne Bianca, a renderlo famoso negli Stati Uniti e in tutto il mondo. È una storia incredibile. Nel 1874 il capo Cheyenne Piccolo Lupo va a Washington per chiedere al presidente Grant 1000 donne bianche in cambio di 1000 cavalli. Il suo obiettivo è semplice, consentire ai discendenti della sua tribù di integrarsi gradualmente nella civiltà bianca. Ma le autorità statunitensi ingannano gli indiani e reclutano volontarie dalle carceri e dai manicomi. Si tratta del diario di una di queste donne, immaginato da Jim Fergus, che per questo libro ha studiato le tradizioni e la storia degli indiani Cheyenne. Nella loro concezione del mondo, la società era matrilineare, perciò tutti i neonati divenivano automaticamente membri della tribù della madre. L'idea fissa dei capi indiani era quindi: se riusciremo a ottenere 1000 donne bianche da sposare, se ci riprodurremo con loro, tutta la prossima generazione di bambini sarà considerata bianca, con tutti i privilegi associati a tale condizione. Lo vedevano come un modo per integrarsi nella società bianca. Ed è questo il punto di partenza del romanzo. Ho immaginato queste donne che vanno verso l'ovest, che si spostano con i loro mariti, mariti Cheyenne, e le cose non vanno come tutti avevano sperato. Ma si sa, in realtà non c'è mai un lieto fine nelle storie dei nativi americani. Nei suoi romanzi illustra l'abisso di incomprensione che poteva esistere tra bianchi e nativi americani nel XIX secolo. Tale incomprensione è viva ancora oggi? In realtà credo che la mentalità dei bianchi di oggi sia ancora più lontana che in passato dalla concezione del mondo dei nativi americani. È un elemento di vergogna della nostra storia.
Gli indiani sono stati confinati nelle riserve. Ad essere sinceri, ci sono state riserve che hanno funzionato meglio di altre, riserve più prospere, luoghi più gradevoli di altri. Ma in realtà li abbiamo rinchiusi, li abbiamo privati di tutto. Non hanno mai avuto una voce al governo o rappresentanti politici. Credo che ci sia stato soltanto un nativo americano nel congresso. Uno solo, in tutta la storia americana. Sono stato in una riserva Apache per porre delle domande. Sono stato alla biblioteca e sono andato in una sorta di edificio amministrativo. Ovunque ho chiesto di poter intervistare qualcuno. Si è fatto avanti un giovane Apache e si è arrabbiato molto con me. Mi ha chiesto: «Cosa ci fai qui?» Io gli ho risposto: «Sto preparando un libro sugli Apache Bronco». E lui mi ha detto: «Volete ancora fregarci?» Sono rimasto sorpreso perché era quasi pronto a venire alle mani con me. E mi ha scioccato perché ho visto quanto ancora sia viva la ferita di quel popolo a causa di quello che gli è stato fatto. Sono stati derubati della loro terra, sono stati ammassati nelle riserve e non hanno mai ricevuto alcun risarcimento per tutto questo. Guarda questa luce. La luce è magnifica in Arizona. È così perché l'aria è secca. Anche quelle montagne sono meravigliose. Sta uscendo il sole. Il sole ritorna. Bene, bravo. È quello che ci serve. Oggi non c'è il mio sous chef, perciò... Chi è il suo vice? Jim Harrison? Non credo proprio, anzi. Jim Harrison solitamente si siede qui, fuma e mi dà ordini. Mi dice che cosa devo fare. Io sarei il suo assistente. Jim Fergus è nato a Chicago da padre americano e madre francese. Incuriosito, ha fatto alcune ricerche sul ramo francese della sua famiglia e ne ha tratto un notevole romanzo incentrato sulla figura di sua nonna. Tutto ha inizio nel 1899 in Francia, quando una ragazza viene affidata a una coppia aristocratica che non può avere un erede. La ragazza si chiama Renée. Diventerà presto una manipolatrice di prim'ordine. Sedotta, ma consenziente, da uno zio pedofilo, sarà terribile con la figlia, Marie Blanche, la madre di Jim Fergus, che si ammalerà di depressione. Verrà costretta a disintossicarsi e alla fine si suiciderà. Si tratta di un romanzo che avevo sempre desiderato scrivere, soprattutto dopo la morte di mia madre, quando avevo 16 anni. Ho sempre avuto in testa l'idea per questo romanzo e... Ma ci sono anche tutte le cose che ho imparato da quando avevo 16 anni. E più di recente, nell'ultimo decennio, ho trovato tutte queste lettere della mia famiglia, delle foto. Credo che sia la cosa più personale che abbia mai scritto. È un libro in prima persona perché, in un certo senso, è per metà un libro di ricordi e per metà una invenzione letteraria. Possiamo andare. Jim Fergus ha viaggiato molto nel suo paese. È stato istruttore di tennis di Jim Harrison in Florida qualche anno fa. È stato lo stesso Jim Harrison a spingerlo a scrivere. Dapprima sui quotidiani, con articoli di caccia e pesca, di ornitologia e sulla natura di quel paese che aveva percorso in lungo e in largo, prima di stabilirsi in una capanna lontano da tutto. Jim Fergus ha una passione per la cultura indiana e nei suoi romanzi affronta i problemi legati all'intolleranza, al diritto alla differenza, alle incomprensioni culturali. Che opinione ha dell'America di oggi? Sono disgustato da ciò che sta accadendo nella politica degli Stati Uniti.
Mi inorridiscono il puritanesimo e il disperato tentativo del movimento Tea Party di farci tornare al passato. Usano sempre statistiche secondo le quali un centinaio di anni fa non serviva l'assistenza sociale perché ognuno viveva del proprio lavoro. Io penso che sono degli squilibrati, che il Partito Repubblicano e l'intero paese siano tenuti in ostaggio dal Tea Party. Sono veri invasati religiosi. Secondo una statistica, il 57% delle persone pensa che i disastri naturali, gli uragani, i terremoti siano causati da Dio per punire l'umanità. Questa è pura follia. Per cui, non lo so, quando si raggiunge una certa età, si deve smettere di pensare a queste cose. Bisogna lavorare, si deve vivere la propria vita, ci si deve divertire, perché dedicare troppa attenzione a certe cose è troppo doloroso, è deprimente. Il deserto può essere un patrimonio fondamentale dell'America. Ne incarna la smisuratezza, l'eccesso, persino lo stato primitivo. Il deserto ha ispirato tutti gli scrittori che vi si sono avventurati. Da quando Robert Louis Stevenson raggiunse le miniere d'oro di Silverado su di una diligenza fino a Hunter Thompson e alle sue folli evasioni degli anni 70, e a Edward Abbey, il radicale attivista ambientalista divenuto un'icona sovversiva della controcultura. Ovviamente, il luogo di tutti i superlativi è il Grand Canyon. Mi trovo in piena riserva Navajo. Il Grand Canyon è uno dei siti più visitati al mondo e si estende per 450 km da est a ovest. Il creatore di questa spaccatura è il ruscello che scorre sul suo fondo, a 1,5 km di distanza. Questo flusso dalla volontà ferrea è il Colorado. Gli ci sono voluti 7 milioni di anni per scavare la montagna, come le guide ripetono ai turisti. È davvero sorprendente. Questa terra fu principalmente un luogo sacro per i nativi e uno dei primi luoghi abitato da essi, 13.000 anni fa. Faccio tappa a Las Vegas. Il contrasto di questo ritorno alla civiltà è violento. Las Vegas, 20.000 abitanti, 40 milioni di visitatori l'anno. Per vedere cosa? Questo, la Strip. Un viale interminabile dove il cattivo gusto regna incontrastato. Un ininterrotto susseguirsi di hotel di lusso. Casinò che offrono gioco e spettacolo, il tutto in mezzo al deserto. Un'assurdità. Odio questa città. Qui tutto è falso, kitsch, illusorio. Entriamo in California passando per la Valle della Morte, abitata dal deserto. Antico e autentico, vasto e terrificante. Per John Steinbeck, la natura sembra aver voluto sottoporre l'uomo a una prova di resistenza per accertarsi che avesse la stoffa necessaria per entrare in California. Zabriskie Point, paesaggio lunare. Una pianura stordita dal sole.
Bedwater, 86 metri sotto il livello del mare. Sui cristalli di sale arroventati vedo rifulgere il calore, secco e feroce, come quello di una fornace. Qui abbiamo rilevato una delle temperature più elevate del pianeta, 56,6 gradi all'ombra. In questo spazio, senza vita, regna un insolito silenzio. Dietro le dune c'è un mare di sabbia, intervallato da laghi salati, vulcani dormienti, città fantasma e ciò che resta dei cadaveri dei cercatori d'oro morti di sete prima di raggiungere le miniere. E il calore. I motori delle automobili non resistono sempre. Mi dirigo verso la Sierra Nevada. I crateri punteggiano il deserto. 700.000 anni fa, il lago alcalino Mono, che ancora sbuffa a vapore, era un enorme mare interno. Sulla collina, Bodhi, uno degli emblemi della corsa all'oro. Mark Twain ha narrato l'odissea dei cercatori d'oro giunti da ogni parte del mondo a partire dal 1848 per scavare le montagne di questa regione che arriva all'oceano. Ma è a Blaise Cendrars che dobbiamo la più potente descrizione di ciò che fu la corsa all'oro. L'oro di Blaise Cendrars, osannato come un capolavoro da William Faulkner, che cercherà di trarne una sceneggiatura per Hollywood, racconta la storia di un uomo rovinato dalla scoperta dell'oro, il generale Sutter. Bodhi incarna quelle cittadine che spuntavano come funghi nella notte, perché vi era stata trovata una pepita sotto a un sasso e abbandonate altrettanto rapidamente quando ci si rendeva conto che la vena si era esaurita. Bodhi è una sorta di museo a cielo aperto come un ricordo del passato e un monito per il futuro. Attraverso le finestre sono ancora visibili gli oggetti che gli abitanti si lasciarono alle spalle, lasciando la città. Il Parco di Yosemite, l'ultima barriera naturale prima di raggiungere il Pacifico. Una foresta di sequoie, cedri, pini, dove crescono gli alberi più grandi del pianeta, simili a cattedrali, e monoliti in quantità. Alla fine del tragitto, finalmente San Francisco. Scopro una città avvolta nella nebbia. Il Golden Gate, una collana che attraversa il mare per raggiungere le strade della città. Strade talmente inclinate da imporre a tutti le stesse manovre per percorrere i tornanti. Chinatown, la più grande comunità cinese al di fuori della Cina. Castro, il quartiere gay, e le Painted Ladies, queste case colorate. Aitesbury, il fulcro del Flower Power. In tutti i suoi angoli distingo le ombre di Robert Louis Stevenson, Dashiell Hammett, Jack London, Kerouac e degli autori beat. Anche loro hanno reso a San Francisco quello che è oggi, la città della contestazione, la culla delle controculture. Dobbiamo a Mark Twain la frase più tagliente riguardo al clima di questa città. L'inverno più freddo che abbia mai vissuto in vita mia è stata un'estate a San Francisco. Incontro Thomas Sanchez nei pressi del Golden Gate.
di Thomas Sanchez è indispensabile leggere Rabbit Boss, che racconta la storia di bianchi divenuti cannibali e degli indiani Washoe, allontanati dalla California. L'idea di base di Rabbit Boss è quella di far rivivere la memoria di una piccola tribù che fu quasi completamente sterminata. Quando l'uomo bianco giunse qui, portando le sue malattie veneree e la tubercolosi, questa piccola tribù divenne talmente piccola che finì per contare appena un centinaio di membri. Io ho vissuto con gli indiani Washoe, ho lavorato con loro. Volevo erigere loro un monumento con le parole, in memoria della loro cultura, di ciò che accadde, della storia e dell'annientamento della loro cultura. Era fondamentale per me. Ed è anche una metafora. Ho scritto questo romanzo sullo sfondo della guerra in Vietnam. Norman Mailer, a quell'epoca, aveva scritto un libro intitolato Perché siamo nel Vietnam? Ma per me non era quella la domanda. La domanda era piuttosto come siamo arrivati ad essere nel Vietnam. Ecco perché Rabbit Boss inizia con degli uomini bianchi che diventano cannibali. Nel 1846, in un luogo chiamato Donner Lake, nelle montagne della Sierra Nevada, alcuni uomini bianchi si sbranarono letteralmente tra di loro. E mentre mangiavano, i cosiddetti selvaggi, gli indiani Washoe, li guardavano. Gli indiani Washoe non erano mai stati cannibali, non avevano freddo, erano ben nutriti. Dunque ditemi, chi era il selvaggio e chi era il civilizzato? Oggi quanti indiani Washoe restano? Oggi direi che ne restano tra i 500 e i 1000. I Washoe possedevano tutti questi paesaggi straordinari, magnifici laghi, bellissimi fiumi, selvaggina. Poi fu loro assegnata una riserva. Beh, se la si può definire così. È un posto dove non cresce nulla, totalmente desolato, c'è solo fango. E si trova al di là del confine della California, sul lato del Nevada. Vivono in povertà, non hanno praticamente nulla. È una grande tragedia, ma è questa la storia degli indiani d'America. Recentemente sono stati costruiti dei casinò sul territorio di alcune riserve e attraverso il gioco alcuni sono diventati molto ricchi, ma si tratta ancora di eccezioni. Thomas Sanchez è di origine spagnola e portoghese. È nato sulla sponda opposta della baia, a Oakland, lì dove nacque Jack London, ed è cresciuto in una piccola fattoria nell'entroterra, esattamente dove John Steinbeck scrisse Furore. Tutti i suoi libri parlano dell'America ed esplorano le culture che i bianchi tentarono di cancellare. Il suo primo romanzo descriveva la vita ad Aitesbury, il leggendario quartiere hippie di San Francisco, negli anni successivi al 1967, il Summer of Love. Fu rifiutato da tutti gli editori, ma lodato da Henry Miller, del quale Sanchez divenne amico. Com'era la vita quotidiana a San Francisco negli anni 70, nel quartiere hippie nel quale lei abitava? C'era moltissima creatività ad Aitesbury. Oggi ci chiediamo perché questo quartiere fu un'incubatrice per quei moti e lo osserviamo con un'aria interrogativa, come se non ci fosse mai stato assolutamente nient'altro oltre agli hippie. Ma inizialmente non era affatto così. Le persone che vivevano qui erano persone come me. Ci consideravamo a metà strada tra i bohemian e i beatnik. Aitesbury era un quartiere davvero interessante perché caratterizzato da un mix di razze. C'erano neri, c'erano bianchi, c'erano asiatici. Anche economicamente era una zona eterogenea. C'erano persone ricche che vivevano qui, molto impegnate nelle lotte sociali, e c'erano anche gli emigrati, russi, polacchi, irlandesi. C'erano due tipi di persone in quella generazione di giovani americani a San Francisco. C'erano persone che volevano vivere a tutto gas, divertirsi ed evadere, come Timothy Leary.
una fumatina ed erano già altrove. E poi c'erano persone come me che dicevano no alla droga. Volevo mantenere la lucidità, la mente chiara, e scendere in piazza e lottare contro quella guerra, per fermarla. Non solo per quello che era successo in Vietnam, dove per ragioni di etica e di decenza non avevamo più il diritto di restare, ma perché tutta quella follia stava distorcendo l'anima e l'umanità della mia generazione. Quella generazione di ritorno dal Vietnam era il riflesso di ciò che aveva vissuto. Così, quando sento qualcuno dire «Ah, la generazione degli anni 60, non eravate che una massa di hippie infiammati», rispondo che, primo, non sono mai stato un hippie, e secondo, che per infiammarsi, come molte persone allora, bisogna innanzitutto essere accesi. Lei era infiammato? Spero che quel fuoco non si plachi mai. Parliamo di American Zazu. Il romanzo è ambientato in un barrio di Los Angeles degli anni 40 ed è un romanzo di spionaggio, un thriller, un romanzo d'amore, ma anche una formidabile descrizione delle comunità di Los Angeles, del razzismo, dell'ordinaria follia e della violenza estrema in città. Come è nato questo libro? E che cos'è un Zazu americano? I Zazu americani sono i Zoot Suiters, i ragazzi che portavano gli stessi completi larghi dei Zazu francesi. Avevano lo stesso aspetto, ma in America si trattava soprattutto di latinoamericani e di neri. Era la loro cultura, era il loro modo di esprimere opposizione alla cultura della Seconda Guerra Mondiale, che era diventata molto militaresca. Tutti dovevano avere un certo aspetto e vestire solo con alcuni colori. Loro invece erano molto sgargianti, proprio come le bande di oggi, tatuate dalla testa ai piedi e organizzate in tribù. Era qualcosa di tribale, che si basava sull'idea di distinguersi per il modo di apparire nella vita di tutti i giorni, per strada, e di vestirsi magnificamente con abiti molto ampi. Indossavano colori sgargianti come il viola o il rosa, o indossavano accessori stravaganti come un cappello di feltro con una piuma. Ma c'era un simbolismo più profondo dietro. Le persone che si vestivano in quel modo erano ai margini della cultura americana dominante. Volevano farsi notare, volevano essere ascoltate. Ho scritto a proposito di un periodo, l'anno 1943, nel quale si verificarono scontri tra quelli che ho appena descritto, i Zoot Suiters o Zazu e i marinai americani. Furono definite le sommosse degli Zoot Suiters, ma in realtà fu la polizia e l'esercito ad aggredire gli Zoot Suiters. Appena mettevano piede nel centro di Los Angeles, spaccavano loro la testa, strappavano loro i vestiti, entravano nei cinema, nelle farmacie, li trascinavano in strada e li picchiavano. Rasavano loro i capelli. Fu una fase estremamente violenta della nostra storia e volevo scrivere di quel periodo, dei tumulti degli Zoot Suiters e di quello che allora realmente accadde dal punto di vista culturale. Di cosa questo libro è una metafora? Metaforicamente oggi ci troviamo nella stessa situazione. Siamo sempre davanti alla paura dell'altro. Siamo ancora alle prese con il terrore verso il diverso. Un terrore che tentiamo di affrontare spingendolo fino alle estreme conseguenze, vale a dire fino a distruggere l'altro invece di comprenderlo. Ed è anche una metafora della posizione accanitamente ed eternamente spaccona dell'America, di quell'America che definiamo di destra, ma che non possiamo più definire così. È semplicemente un atteggiamento culturale che si afferma sempre di più e che sembra dire fai le cose a modo nostro, nella cultura, in politica e nel sesso, o altrimenti vattene. Non vi è nessuna discussione, nessuna trattativa diplomatica. O è così o niente. Come disse un presidente, se non sei con noi, sei contro di noi. Il modo in cui lei parla di letteratura e vive la letteratura fa sorgere una domanda. Qual è per lei il ruolo dello scrittore? Se uno scrittore non è, come posso dire, è come nella democrazia partecipativa, se non partecipi, se non fai parte di questa vita,
Allora, perché dovremmo leggerti? Insomma, c'è questa teoria di decostruzione della narrazione che dice: non mi interessa una trama, non voglio parlare di personaggi, non voglio raccontare una storia, ma vogliamo davvero leggere il libro di uno che per più di 350 pagine ci propina una sua introspezione anale? Non ne sono affatto sicuro, ma so una cosa. Se non si partecipa a questo grande romanzo che è la democrazia, non si è in grado di scrivere la storia. E non mi riferisco alla storia che viene espressa verbalmente. Parlo di scrivere la storia sacra dell'anima, dello spirito. Non sto dicendo che sono io a scriverla. Perché per me ognuno si può accontentare di aggiungere un proprio piccolo capitolo in quello che è il grande libro. Molti capitoli di questa storia sono stati scritti qui, a San Francisco. Se questa città ha la fama di essere la più ribelle degli Stati Uniti, è in gran parte grazie agli scrittori della Beat Generation. Negli anni 50, questi poeti e romanzieri che mettevano in dubbio il conformismo e la diseguaglianza della società americana fecero di San Francisco il loro campo base. Nel 1953, Lawrence Ferlinghetti dà vita alla City Lights, libreria ma anche casa editrice. È Ferlinghetti a metterla insieme. E sono Jack Kerouac, Paul Bowles, Charles Bukowski, ma soprattutto William Burroughs e Allen Ginsberg a donargli i loro testi. Oggi Lawrence Ferlinghetti ha 93 anni. È l'ultimo dei Beat e anche quando si racconta lo fa con la poesia. Sono stato un turista delle rivoluzioni, un dilettante delle rivoluzioni. Sono stato il piccolo bianco senza una rivoluzione tutta mia, almeno così pensavo. La gente muore di fame, la gente muore. Così ho dovuto unirmi alle rivoluzioni del terzo mondo. Sono stato castrista nel 59, sandinista nell'89. Pensavo di essere uno di loro. E forse era così. Mi chiamavano compagnero. Pubblicavano le mie poesie nei loro fogli rivoluzionari, nei Lunes de la Revolución. Mi chiamavano poeta, il che significa molto laggiù. Nel lunedì della rivoluzione io ero il poeta gringo, allineato alla loro linea. La gente muore di fame. Gli altri giorni della settimana, a casa mia o non importa dove, sarei potuto essere un altro, chissà che cosa. Una Camelot della poesia, un pittore dei poveri, imprenditore a tempo perso, figlio mal riuscito di un mafioso. All'Havana liberata ho stretto la mano tesa di Fidel in una caffetteria del popolo. Sono stato al bar di Hemingway, mi sono guardato intorno senza dire niente. Non ho mai chiesto perché papà Hem tossisse e farfugliasse senza mai parlare per Fidel e invece andasse a pescare. Non ho mai girato la testa, ero un turista e uno buono. Oggi qui, domani altrove. La gente muore di fame, la gente muore. E quando morirò senza far rumore, mi unirò di sicuro, all'underground eterno. Come ha scritto questa poesia? Beh, mi pare che qualcuno mi avesse chiesto di tenere una lezione. Così ho immaginato questo. Dunque è qualcosa che la rappresenta? Oh, sì. Riflette un'immagine satirica di me, suppongo. Lawrence Ferlinghetti è la memoria storica della Beat Generation. Nato in una famiglia di immigrati ebrei, ha studiato a Parigi. Poeta, pittore, editore. Quando pubblicò Urlo, di Allen Ginsberg, nel 1956, dovette scontrarsi con la censura editoriale dell'America maccartista, che si accanì contro di lui. Denunciato, Ferlinghetti fu assolto dopo aver dichiarato che lui e Ginsberg avevano scelto di camminare sul ciglio di questo pazzo mondo in compagnia di illustri americani partecipanti alla tradizione dell'anarchismo filosofico. La sua attività di poeta e pittore ci offre una descrizione satirica di ciò che egli chiama la semidemocrazia americana,
e della subdola violenza insita in tutte le forme di autorità. Con ammirevole perseveranza, denuncia le malefatte dell'accademismo e loda la bellezza del mondo naturale. Tutto questo nel contesto di una rivolta permanente, con lo sguardo rivolto all'Apocalisse. Ho sempre considerato la Francia come la mia seconda patria. Ho partecipato allo sbarco in Normandia nel 1944. Alle 5 del mattino del primo giorno sbarcai sulle spiagge della Normandia. Ero capitano di un cacciasommergibili che faceva parte di una flotta di antisommergibili che proteggeva le spiagge. Poi siamo arrivati a Cherbourg circa 3 settimane dopo. Il giorno della liberazione di Parigi ero a Saint-Brieuc, un porticciolo. E in quale anno arrivò qui a San Francisco? Nel 1950, alla fine del 50. Perché proprio San Francisco? San Francisco era anche in quegli anni una città molto aperta. Era solo completamente diversa da oggi. Sembrava che gli abitanti di San Francisco nel 1950 non vedessero se stessi come cittadini degli Stati Uniti. Era una sorta di isola in mare aperto. Una specie di repubblica autonoma. Io appartenevo alla generazione bohemian, quella prima della Beat Generation. Quando sono arrivato a San Francisco, indossavo ancora il mio berretto francese, come la maggior parte degli espatriati americani, il che faceva ridere un sacco i francesi. Ma era la generazione prima della Beat. Le persone che conducevano una vita non convenzionale, come gli artisti, erano considerati bohemien. Quando gli autori Beat cominciarono ad essere pubblicati, sono stato associato al loro movimento, ma appartenevo a quello precedente. Come definirebbe la sua poesia? È una poesia fondamentalmente molto romantica. Nei primi volumi, come ad esempio Coney Island della mente, viene molto influenzata dai poeti romantici inglesi del XIX secolo e anche dai poeti francesi come Apollinaire e da Proust. In Blind Poet, poeta cieco, c'è un verso che recita così: «Io sono americano e gli americani non muoiono». Che cosa significa per lei? È una poesia che ha scritto dopo l'11 settembre. Oh sì, è satirica, naturalmente. Che cosa significa per lei? Noi siamo la nuova Roma. Sono un americano e gli americani non muoiono. Siamo i conquistatori, gli imperatori della nuova Roma. Noi conquistiamo il mondo. Ho dipinto una grande tela che si chiama La bandiera incompiuta degli Stati Uniti. Ora è nel museo di Winston-Salem, nel North Carolina. La bandiera incompiuta degli Stati Uniti è una mappa del mondo, con una bandiera americana che si sovrappone al mondo, ma la tela è incompiuta ed è quello che sta accadendo in questo momento. Ho l'impressione che il periodo di espansione dell'impero americano sia terminato. Per lei, che cosa significa essere americano oggi ed essere un poeta in America? Penso che si debba rimuovere la parola americano per porsi la domanda: che cosa è un poeta oggi? Se permette, le leggo un passo del mio ultimo libro. Si chiama
Poesia come arte che insorge. È un libro di prosa. Vi sono tre tipi di poesia. La poesia sdraiata accetta lo status quo. La poesia seduta è scritta dall'establishment seduto. Si lascia dettare le sue conclusioni a proprio vantaggio. La poesia in piedi è poesia di impegno, a volte grandioso, a volte immane. L'idea che la poesia sia un'arma nelle mani della lotta di classe turba il sonno di coloro che non vogliono che si ostacoli la loro ricerca della felicità. Il poeta, per definizione, è colui che detiene l'eros, l'amore e la libertà. Pertanto è il nemico naturale e non violento dello stato di polizia e la resistenza ultima. Il poeta è il barbaro sovversivo alle porte della città che attacca pacificamente il tossico status quo. Questa è una risposta. Per lei, che cosa significa essere californiano e in particolare essere di San Francisco? Io sono di New York. Sono soltanto in visita da queste parti. Certo, lo sono da 60 anni, ma potrei ripartire in qualsiasi momento. San Francisco è particolarmente internazionale. Il City Lights Bookstore è in una posizione tale da far sembrare che la parte anteriore del palazzo guardi verso l'America bianca e la parte posteriore verso Chinatown. Sicché è come un incrocio. La parola California è irrilevante. È la vecchia rappresentazione dell'artista, uno straniero nel suo stesso paese. E può essere utilizzata per gli artisti di qualsiasi paese, credo. Potrei chiederle di leggere la poesia che ha scritto su San Francisco, La luce mutevole. Certo. La luce mutevole. La luce mutevole di San Francisco non è per niente simile alla luce della costa est, né a quella di Parigi, splendente di madreperla. La luce di San Francisco è luce del mare, luce di isola. È la luce della nebbia sopra le colline come una coperta che scivola di notte attraverso il Golden Gate per posarsi sulla città all'alba. E poi le tarde mattinate serene, dopo che la nebbia è stata bruciata dal sole che dipinge le case chiare con la luce del mare della Grecia e precise ombre pulite che suggeriscono che la città sia appena stata dipinta. Ma alle quattro si alza il vento che spazza le colline, poi il velo di luce alla fine del pomeriggio e ancora un effetto di tulle quando la nebbia nuova della notte ritorna fluttuando. E in questa valle di luce la città va alla deriva senza alcun ancoraggio sull'oceano.